Leo Catozzo, 74 anni, veneto, laureato in legge, è stato violoncellista, scenografo, aiuto regista e montatore. Ha fatto film con Bragaglia, Mattoli, Soldati, Lattuada, Blasetti, Camerini e René Clément. Nel 1956 ha vinto in America il premio per il miglior montaggio per Guerra e Pace di King Vidor. Dal 1963 vive a Santa Severa, passa le giornate nella sua piccola fabbrica, abbellita dai quadri della moglie Armida, pittrice naif. Produce ed esporta in tutto il mondo, su brevetto internazionale, la macchinetta di sua invenzione, entrata nella storia del cinema. Modesto, pieno di interessi, odia le domeniche e la monotonia. Questa sua invenzione, chiamata la pressa Catozzo, ha rivoluzionato il montaggio cinematografico. Com'è cambiato il montaggio con la sua pressa? Prima le giunte si facevano con l'acetone, ossia si tagliava, si grattava la pellicola, bisognava metterla dentro una pressa, si incollava, si dava con un pennello l'acetone, si pressava e bisognava aspettare che fosse asciutta. Quando era asciutta si tirava fuori e molte volte si staccava. Con questa pressa invece è rapidissimo, si appoggia qui la pellicola, si appoggia lo scotch sopra la pellicola, si taglia, questa macchinetta fa le perforazioni e taglia il surplus di nastro adesivo e la giunta è fatta, perciò è rapida. Prima, quando si faceva una giunta, bisognava essere ben sicuri della giunta, perché se uno voleva cambiarla, dopo perdeva due fotogrammi. Con questa pressa invece uno può fare tutte le prove che vuole, taglia e riaggiunta sempre con lo scotch trasparente e la copia rimane sempre intatta. E stava montando Le notti di Cabiria. Ora, come tutte le storie che si rispettano, le storie degli artigiani inventori, hanno delle radici, delle premesse abbastanza strane e anche questa fa parte appunto della tradizione. Catozzo non poteva, era allergico all'acetone. L'odore di questa sostanza, o peggio ancora, venendo a contatto con le mani, gli provocavano tremori, le orecchie gli diventavano trasparenti, sentiva delle musiche che non si sapeva dove fossero. Insomma, tutta una serie di incidenti, balbettava, diceva una parola per un'altra. Ecco, e poi doveva fasciarsi le mani con delle bendi così spesse per cui aveva come dei guantoni da pugile che rendevano particolarmente difficile le operazioni delicate di prendere due pezzi. Ecco, in conseguenza di tutte queste contrarietà, di questi condizionamenti così difficoltosi, un bel giorno gli è nata l'idea appunto del pezzetto di filo di ferro per tagliare il burro. Ha inventato, io me la ricordo, è vero che il primo nome di questa macchinetta era Cabiria, era stata battezzata Cabiria, capire perché era nato proprio nel contesto del montaggio del film. È stato per lei Leo Catozzo? Leo Catozzo, prima di tutto, un amico, rispondo all'italiana. E poi un montatore molto abile, dotato, un collaboratore prezioso che mi ha aiutato a montare parecchi tra i miei primi film. Io ho di capire La dolce vita, La strada, Notte e mezzo. È stato un collaboratore per molti anni. Poi la fortuna immensa che ha fatto con l'invenzione geniale della pressa Catozzo,
l'ha reso talmente così distaccato da ogni interesse economico, per cui non ho più avuto il piacere di poter lavorare con lui come montatore. No, scherzo. L'avevo anche cercato ultimamente, ma ormai la grande industria che ha creato ben 200.000 operai che tutte le mattine lì a Santa Severa, incolonnati, entrano dentro per fabbricare la prodigiosa macchinetta. All'inizio lei le costruiva a mano queste sue presse per se stesso? Sì, le ho fatte la prima l'ho fatta a mano, anzi l'ho fatta di notte perché di giorno lavoravo. Siccome ero, avevo degli inquilini sopra e sotto, dovevano far rumore. Quando limavo dovevo fare delle limature con un certo ritmo perché non si individuasse da dove veniva questo rumore e che rumore era. O se davo una martellata dovevo darla ben secca e poi star zitto per un po' di secondi, perché sennò dicevo che fanno giù. Ma prima ne ho fatta una e la usavo io. La mia assistente era felicissima perché era invidiata da tutte le altre assistenti degli altri montatori. Però c'era un guaio, che appena andavo fuori per pigliare un caffè non trovavo più la presa, perché qualche altro l'aveva presa per montare lui. Allora me ne sono fatte due, però lo stesso sparivano. Allora ho pensato, le faccio per tutti. Sai quale sarà la capine, miserabile prostituta? Fate la carità dal vostro buon cuore! Fatela per amore di Giorgio mio! Dai, Agapì, dai, me ne all'occhio! Dai, banda, rieccolo, ci rifremo! Agapì! Agapì, via! Oh! No, faccio volentieri una testimonianza sulla leggendaria pressa Catozzo, prima di tutto per manifestare anche, da addetto ai lavori, una personale gratitudine che credo che può essere estesa come sentimento a tutto il cinema, al cinema di tutto il mondo, perché veramente questa piccola, modesta ma geniale invenzione ha permesso a quella operazione, quella fase che si chiama montaggio, di diventare più creativa di quanto non lo fosse prima, perché veramente è una macchinetta che permette all'autore, al cineasta, di avere ripensamenti, come uno scrittore che cancella un aggettivo, una frase, la riscrive per provarne un ritmo diverso, una diversa musicalità. Così la pressa Catozzo consente di fare nella fase del montaggio tutta una serie di operazioni che prima era veramente impensabile. La pressa Catozzo nella storia del cinema è un'invenzione importante, adesso non dico come quella del sonoro, ma comunque veramente è una tappa. Domani, se fosse un museo del cinema, tra i prototipi delle prime macchine da presa, credo che un posto d'onore meriterebbe anche la macchinetta Catozzo.